loro si sono ritenute sorprese dalla Costa Sud, che è un'emozione che non implica per forza un'accezione negativa, che è quello che noi tentiamo anche di veicolare, cioè di non disporsi nella conoscenza di un territorio con un pregiudizio, cosa che spesso accade anche nella società in cui siamo immersi, siamo proiettati sempre a dare un giudizio su quello che osserviamo. Allora, in questo laboratorio noi non abbiamo messo etichetta mai praticamente e loro hanno potuto un po' liberarsi da certi preconcetti e quindi far emergere per esempio l'elemento della sorpresa, che secondo me è abbastanza importante per sviluppare anche un immaginario e lavorare su quindi l'immaginazione, il loro immaginario, quali sono i loro desideri. Il desiderio è qualcosa che le persone non sanno nemmeno come elaborarlo, no? È spesso condizionato da quello che osserviamo ormai sui cellulari attraverso questa iperproduzione di immagini. E quindi acquisire una consapevolezza critica dello strumento di come si formano le immagini in movimento e attraversare il territorio con il loro proprio corpo, sentire gli odori, belli o brutti che siano, vedere i materiali che compongono questa terra, fa sì che loro abbiano un'esperienza emotiva da tradurre poi in un lavoro collettivo, che è quello che è l'obiettivo del laboratorio. Interrogarsi. Loro in questo senso, da giovani e donne, spero possano attraverso questo laboratorio anche acquisire questa sensibilità, far sì che attraversando questo territorio anche quello che magari in un primo tempo avrebbero giudicato lo potranno vedere con un senso poetico. Io faccio sempre l'esempio, questa è la mia personale esperienza, però della passerella di Romagnolo, no? Un progetto fallito dell'amministrazione di riqualifica di quel tratto di spiaggia alla maniera dei bagni Petrucci. Ecco, il fatto che le persone, nonostante sia distrutta, sia stata bruciata e quindi è questa specie di baracca sospesa sulla spiaggia, le persone tentano di attraversarla, no? Rompono le barriere, illegalmente ovviamente, per affacciarsi su questo panorama negato. E questo per me, in fondo, è veramente un gesto di ribalta quasi, inconsapevole, che certuni fanno, di appropriarsi di un panorama che purtroppo ancora non è quello che vorremmo. Allora, se iniziamo a guardare le cose anche con questo senso poetico, questo ci aiuta a immaginare un futuro migliore sicuramente per questo tratto di mare.